vento. Ne ho fatte le avventure, ma questa è stata nettamente la più grande della mia vita. Non ce la faccio più. Ho deciso di partire da casa mia e dirigermi fino ad Amsterdam, percorrendo mezza Europa in bicicletta. E adesso ve ne racconterò la storia. 15 giorni di pedalata, 1600 km, più di 10.000 metri di dislivello, tanto sudore e fatica e 7 stati attraversati per arrivare nella capitale olandese. Ma facciamo un passo indietro. Ok, non così indietro. Ormai lo sapete, e se per caso siete nuovi su questo canale, ve lo dico adesso. A me piace mettermi alla prova, fare fatica, spingermi oltre i miei limiti, insomma, fare esperienze non da tutti i giorni. Motivo per cui mi sono buttato a capofitto in questa pazzia, che mi avrebbe tenuto su un sellino. Partiamo per così. 15 giorni. Ciao mamma! Ufficialmente partiti. Credo che non me ne renderò conto finché non saremo tipo oltre Porretta, però. Primo confine, in questo caso è solo un confine regionale. Non lo levano neanche con le bombe di lì. Porretta Terme, prima vera città che troviamo nel nostro percorso. Abbiamo queste super barrette fatte da mia mamma in casa. Cioccolato fondente al latte bianco, riso soppiato, datteri, noci, noccioli, noccioline. Pazzesche. Iniziata la prima salita, sono le 10.50. C'è un caldo bestiale. Sta a circa 1000 metri di dislivello oggi da fare e 100 km. Volevo fare una ripresa col drone, ma non so per quale motivo non mi si sta connettendo al telecomando. Quindi niente riprese col drone per adesso. In più, come vedete qui davanti, c'è un albero pieno di susine e volevamo andarne a prendere qualcuna. Il problema è che se guardate attentamente dietro Luca, potete notare una signora che sta facendo la guardia alle susine. Ho messo un buffo alla bandana. Così ancora di più. Veloci, basta. Dai che gli ha sbaraccato l'albero. Quanto sono buone le susine. Abetaia comune di Gaggio Montano. E dove sarebbero gli abeti? Freschissima. Ok. Fermiamo un attimo il racconto. Non vi ho ancora presentato il pazzo che mi ha seguito in questa pazzia. Si chiama Luca. Oltre a essere un fratello per me, è un ottimo compagno di avventure. Se siete veterani del canale, ormai lo avrete visto più e più volte. Era presente in tutte le precedenti avventure che vi ho già raccontato. E anche in quest'ultima era al mio fianco. Vediamo un po' che si mangia qui, eh. Sembro Pantani solo per la bandana, eh. Per il resto, buona sega. Oh, io mi prendo sicuramente uno di questi tramezzini. Sì. Siamo a Montese. Siamo fermati a questo barettino qui lungo la strada. E adesso pranziamo con questi pienissimi tramezzini. Mamma mia! Ecco che si inizia a vedere la scritta Modena sui cartelli. 55 km. Oh, discesa bellissima, ma sembrava davvero un phon puntato nel viso. Fa un bagno? Guardate un po' cosa c'è lì. Ora ci facciamo un bel bagnetto. Oioia, bella fresca. Oioia, bene. Si sta da 10 una volta essere dentro, eh. Ma si può vedere uno nudo, sì. Ripartiamo, un'oretta e mezzo e arriviamo a Modena. Sì. Sembra essere in Provenza con tutta questa lavanda. Mi dà un po' di vibes di Barcellona. Stava andando tutto un po' troppo liscio. Oh, che palle. Strada chiusa. Perché ci capitano sempre così? Stiamo tornando indietro di nuovo. Abbiamo trovato l'ennesima strada chiusa. Ora ci tocca fare questa strada sterrata qui. Che buono, siamo ancora in Italia. Non si riesce ad arrivare neanche a Modena, stiamo andando completamente alla cieca. Beh, state tranquilli, tanto è solo il primo dei mille ostacoli che abbiamo trovato lungo il nostro percorso. Ma non perdiamoci d'animo, continuiamo con l'arrivo della prima tappa, Modena. Stasera saremo ospiti di Samuele a un centro sociale che ha con altri suoi amici, che stasera ci lasceranno per poter dormire qui a Modena. Trovare ospitalità così da un amico, di un'amica, di un amico è veramente stupendo. Ci vorrebbero più persone così, più ospitalità così nel mondo. E poi dai, due ragazzi sudati, fradici, in casa, non vi vedete. Siamo arrivati.
Pronto? Ciao Andrea, sono Luca. Sono il ragazzo della bicicletta. Si entra. Ciao Bernardo. Grazie. Guardate che bella stanzina abbiamo. Stanotte dormiamo sul tatami. Fine prima giornata. È stata tosta, Però oggi è stata una bella giornata. Abbiamo già visto dei paesaggi veramente belli. Già oggi è stato spaziale. Chissà cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Si prospetta veramente una grandissima avventura. La prova della verità. Ci saranno ancora i nostri vestiti. Ieri sera era pieno di gente, non ve l'ho fatto vedere, ma qui c'è una barca e una canoa gigantesca lassù, oltre a altre mille cose. Lasciamo questo centro sociale qui a Modena che ci ha ospitato e ci prepariamo per 6 ore di bicicletta, tutte dritte, tutte in pianura padana, direzione Cremona. Come sempre dal secondo giorno in poi abbiamo sistemato le biciclette in modo da avere la possibilità di stendere i panni, perché chiaramente i completi di ieri non sono ancora asciutti. Ieri abbiamo toccato picchi di 35 gradi mentre eravamo in bicicletta e oggi abbiamo deciso di pedalare un pochino più leggeri in modo da sentire meno caldo, soprattutto abbronzarsi un pochino meno a muratore. Proviamo a appoggiare per bene il culo. Tralasciando il mare al culo, che diventerà una costante, la mattina del secondo giorno ci si è presentato davanti il primo grande ostacolo di questo viaggio. È brutta brutta solo all'inizio, vero? No. L'unica strada percorribile in bicicletta si era trasformata nella notte in un fiume di fango, impossibile da attraversare in sella alle nostre biciclette. Cerchiamo un'alternativa. Perché qui ci si imbratta tutti, bici, borse, scarpe, poi non si attaccano più ai pedali. Non c'è altre strade? Ma cazzo? È l'unica strada per oltrepassare il fiume, vero? Questo. Ma sarà fino a quelle piante lì. Speriamo, noi ci sono le bici, pesano un pochino. Ma io non la sporco. E noi dobbiamo per forza andare di qua, perché non c'è altre alternative, no? Ci sarebbe il giro, ma è lungo? Tutto serrato. Dove andate? Cremona. Oh, fate questa qua. Per forza. Grazie. Come immaginerete, questo intoppo già inizio viaggio ci creerà parecchi problemi. Ciò che succederà di qui in avanti è inimmaginabile, ma lo scoprirete nel prossimo video. L'avventura continua.